Benvenuti a un backstage di La Manovella. Siamo oggi venuti da Mario Righini, qui in Emilia, per vedere una delle più esclusive collezioni al mondo. Mario, questa collezione è eccezionale. Basta l'Italia. Basta l'Italia, ma non è vero, perché abbiamo letto che tu sei comunque nei primi 50 migliori al mondo grazie a un numero di automobili incredibili e delle automobili davvero esclusive. Ho cercato di fare del mio meglio, ecco. Qui siamo davanti alla Auto Avio Costruzioni, sì. Praticamente la prima Ferrari vera. La prima che non si chiama Ferrari, perché lui non poteva impegnarsi a mettere il nome Ferrari, almeno mi è stato detto così. Questa qui è una delle perle della collezione, però sappiamo che lei è un appassionatissimo di un marchio italiano. Sì, Alfa Romeo. Quanti pezzi Alfa Romeo più o meno ci sono nella collezione? Io credo 40, 50, una quarantina saranno 50. C'è qualche pezzo particolare? Per le mie macchine del cuore, la 1750, è la cilindrata, diciamo, che esiste ancora, e la Zagato 1750 è la macchina che io ho visto, una delle prime che ho visto con ancora un mio babbo anteguerra, e mi è rimasta nel cuore. Il simbolo che ho io sul mio bigliettino da visita è la 1750. Una collezione che si sviluppa all'interno di un castello e che vede veramente dei modelli incredibili. In una delle sale di questo castello ci sono degli autentici tesori. Mario, illustraci questa automobile. Questo è Ferrari, un Mondeo 500, 4 cilindri, mi sembra che sia del 53. Dovrebbe essere un Scaglietti. Credo che ne abbiano fatto una trentina di queste. Dietro invece abbiamo un Alfa Romeo. Questa qui è la 2003 8C Monza, che è appartenuta anche a Nuvolari. È del 1933, 32-33. E qui vediamo che c'è ancora il marchio del cavallino, sì. Perché era scuderia Ferrari. Sì, diciamo, quando è stata rimessa a posto c'è stato il coso, perché era una di quelle che Ferrari poi hanno corso. Infatti Ferrari, quando lo vide, disse: questa è la mia seconda mamma, la prima mi ha fatto. E fu una manifestazione che l'Alfa Romeo andammo a rendere omaggio, diciamo, che c'era Massacesi, che era il presidente dell'Alfa Romeo. Un altro pezzo molto particolare è questa Fiat 8V. Sì, un 8V che queste ne avevano fatte 110 o 114, questa serie qui, l'Alfa Romeo. La Fiat è un 2000 di cilindrata, motore V. La carrozzeria? La carrozzeria Farina. Questo qui l'ho comprato nuovo io a Roma, che c'era una concessionaria che stava per chiudere. Questa è la Villa d'Este, che di queste qui ne hanno fatte 34-35. Vinse il premio delle macchine più belle, Villa d'Este del 1951-52. C'è due Alfa 1750 Zagato, qui dentro c'è una 1750 lungo 6 posti, c'è una Spider 1750 Bialbero. Il Zagato c'è una gran bella carrozzeria. Anche questa qui è una super leggera. La super leggera era la Touring, che fu una carrozzeria che anche credo che per l'Alfa Romeo è stata importantissima la Touring, sai. Le Zagato le faceva più macchine sportive da correre così, invece la super leggera faceva macchine importanti. Però sono belle tutte le macchine carrozzate. Diciamo, il motore, quando una macchina va bene, diventa bello tutto, quando va male, quando tiri in dritti. Il passione dell'Alfa Romeo è nata perché quando mio padre cominciò a demolire, perché andavano demolite, le macchine, quando l'Italia entrò in guerra, non aveva materiali per fare la guerra, ci vuole del ferro e del metallo. Fu deciso la demolizione, l'emissione delle cose obsolete, quindi le automobili considerate non più importanti, diciamo, furono
E mio padre mi ricorda che quando cominciò a demolire, che arrivava a casa qualche Alfa Romeo che demoliva, diceva, è un peccato, veniva anche la gente, è un peccato a demolire, però è bello, sai com'è, quello che nella testa del bambino non te lo porta più via nessuno. Man mano che diventavo grande, sentivo sempre che questo qui è un peccato, questo qui lo rompiamo. Allora, dopo ti rimane, dopo io ci guardavo, difatti vedevo, cominciavo già a vedere le differenze negli strumenti, insomma nell'impostazione della macchina. Beh, mi è rimasto che, e ho detto, quanto ci sono, io ne demolisco poche delle Alfa, difatti ne ho demolito poche. Ho sempre cercato di venderle magari, se c'era uno per modo che vivesse ancora, ne ho dato anche al Museo Storico dell'Alfa Romeo di Milano, ho collaborato con tutti i musei d'Italia e a loro ce ne ho dato due o tre delle belle. Che l'Alfa è qualche cosa che non è niente da fare, ti entra e rimane. E io ho più di 60 anni che compro per me solo le Alfa Romeo, ogni due, tre, quattro anni o cinque quando le cambio. Alfa Romeo non di grossa cilindrata, ma fino a 2000, 2005. Quando le vado a comprare, che dico, guarda, te devi solo far bene nel prezzo perché la macchina mi va bene.